Ok, buongiorno, ci siamo. Ciao ragazzi, come state? Tutto bene? Buon pranzo per chi sta mangiando. Allora, come vi ho anticipato, oggi parliamo di Spotify Ads, quindi pubblicità su Spotify. È un canale pubblicitario molto interessante, è abbastanza recente la possibilità diciamo, sfruttarlo come canale pubblicitario anche per piccole attività con dei budget, insomma, magari più contenuti rispetto alle grandi aziende che di solito sentiamo. E siccome appunto mi hanno attivato un account su pubblicitario, insomma, su questo canale, ci tenevo a farvi vedere come funziona perché è molto, molto interessante. È interessante come canale, è interessante anche come sistema perché è molto semplice, è simile a quello di Facebook. Però ha molte meno funzioni. Sarà anche che insomma, è stato lanciato da poco, quindi poi penso che aggiungeranno molte altre funzionalità nel corso del tempo, però insomma adesso è veramente molto facile da utilizzare. Allora, faccio intanto una prova audio. Ditemi intanto se mi sentite. Ditemi se mi sentite, ragazzi, o se... Ok, dovrebbe funzionare. Ditemi comunque se mi sentite, datemi un cenno di vita e io intanto inizio. Ok, vedo che c'è già qualcuno. Ciao, ciao ragazzi. Scusate, ma non vedo i nomi. Allora, iniziamo. Questa è diciamo, la pagina dove potete andare ad attivare, fare la richiesta di attivazione dell'account. Andate su Ads, quindi ads.spotify.com e qui potete richiedere l'accesso, insomma. Non so se sia aperto a tutti, però voi potete eventualmente fare la richiesta. Che bomba il nuovo microfono, grande, grazie mille. Grazie. Spero che funzioni e si senta bene. Allora, beh, io do per scontato che tutti sappiate cos'è Spotify, no? Per quei due che non lo sapessero, Spotify è la più grande piattaforma di streaming musicale al mondo, utilizzata da, non mi ricordo se siano quanti milioni, insomma, di abbonati, non vorrei sparare numeri a caso, sbagliati, ma insomma sono tanti, tanti milioni di persone che sono abbonati, hanno una versione a pagamento e una gratuita. In quella gratuita ci sono le ads, quindi le pubblicità che girano. Finora abbiamo sentito solo pubblicità di grandi aziende, però appunto da un po' è possibile anche per le piccole attività andare a sfruttare questo canale di comunicazione. Ok? E oggi vi mostro come funziona. Allora, chiudiamo questa. Questa è la piattaforma che permette appunto di andare a creare le vostre campagne all'interno di Spotify. Adesso è solo in inglese, penso che nel corso del tempo poi sarà disponibile anche in italiano, però è veramente molto molto semplice da utilizzare. Allora, come vedete qui non c'è ancora nulla, io non ho ancora creato delle campagne, anche se penso che la sfrutterò a breve. E andiamo appunto a crearne una. Allora, si clicca su Crea nuova campagna e come vedete qui l'interfaccia, quindi la struttura è uguale a quella di Facebook, quindi è fatta diciamo ad albero, no? Quindi c'è campagna che raccoglie il tutto, all'interno ci sono gli adset, quindi le varie tipologie di ad e poi le singole ad, ok? Quindi ci sono tre passaggi. Andiamo a scrivere il nome di una campagna. Allora, non so, nome campagna, adesso lo mettiamo così. E qui ti chiede appunto che tipo di promozione stai facendo. Quindi voglio promuovere un brand, un prodotto o un'organizzazione, quindi quello che utilizzerete voi. Un artista all'interno di Spotify, perché appunto gli artisti, i cantanti possono andare a proporre, magari a pubblicizzare i propri album, oppure un concerto. Ok, quindi selezionate
un brand e poi si clicca next. Qui si va a dare appunto il nome dell'adset, quindi la raccolta delle singole ad, quindi in questo caso vediamo, io potrei pensare di fare una promozione, dato che ci sono tante estetiste potrei, nel gruppo, potrei fare una promozione per acquisire nuovi clienti. Quindi nel nome dell'adset magari vado a specificare chi è il mio target, quindi magari donne, che ne so, 40, 60, e magari 60 anni, e magari ci metto anche la località, Vicenza, ok? Qui posso andare a scegliere il formato, quindi il formato pubblicitario, quindi solo audio, cioè audio, insomma, video orizzontale oppure video verticale. Io vado a cliccare su audio perché è quella, secondo me, più interessante. Qui posso andare anche a scegliere la piattaforma, quindi posso scegliere di far vedere, di far ascoltare in questo caso il mio spot solo a chi ha iPhone, quindi in questo caso seleziono solo iOS, quindi iPhone, iPad, oppure solo Android, oppure sia iOS che Android, oppure solo desktop, eccetera. Ecco, come dicono loro, chiaramente consigliano di scegliere tutte le piattaforme in modo da andare a raggiungere il numero più alto potenziale di utenti, di persone, no? Questo può avere senso in determinati casi. Ad esempio, vabbè, magari non è tanto il vostro caso, ma se io avessi un'applicazione, io volessi promuovere un'applicazione che gira solo su iPhone, quindi adatta solo ad iPhone, chiaramente avrebbe poco senso andare a promuoverla su chi ha Android, no? Quindi in questo caso andare a selezionare solo iPhone. Oppure solo desktop significa fai sentire il mio spot solo a chi sta ascoltando Spotify da desktop, quindi da computer, no? Quindi in questo caso potrebbe aver senso, se mi interessa attirare un tipo di target che solitamente ascolta Spotify da desktop, quindi magari chi è in ufficio, ok? Comunque io vi consiglio di selezionarle tutte. Qui poi si va a scegliere, a indicare la data di inizio della campagna e la data di fine. È un po' strana questa cosa, che bisogna impostare la data di fine. Su Facebook, ad esempio, si può mettere che la campagna non ha fine, quindi continua a girare, invece nel caso di Spotify bisogna andare a inserire, almeno non vedo altre scelte, sì. Bisogna andare a inserire per forza una data di fine. Quindi fate attenzione che qui la data è in formato americano, ok? Quindi vedete prima il mese e poi il giorno, quindi 9 febbraio, diciamo faccio partire da oggi alle 12, anche qui c'è sempre AM o PM, alle 12 e la faccio finire, non so, il 31 marzo. Ok. Ecco, qui si va a scegliere, a indicare qual è il budget che io voglio mettere a disposizione. Mi sembra che sia 250, sì, perché ho fatto un test, il minimo è 250 euro che si può spendere, ok, a salire. Quindi se metto 100, per esempio, immagino che mi dirà un errore, esatto, eccolo qua, il minimo budget è di 250 euro, quindi la cifra minima per far girare la vostra campagna. Ok, qui andiamo a inserire il paese, la nazione, e poi appunto andiamo a specificare la città in cui i miei potenziali utenti, quindi gli ascoltatori, risiedono o sono in quel momento. Immagino che, per esempio, su Facebook qua si apre già una distinzione tra chi vive in quel luogo, chi è in passaggio in quel luogo, eccetera, eccetera, perché fa differenza, no? Magari c'è un turista che è lì momentaneamente oppure chi vive abitualmente. Quindi in questo caso non mi dà questa scelta, immagino che in futuro apriranno anche questa cosa. Qui scelgo ad esempio Vicenza. Ecco, qui stessa cosa rispetto a Facebook, non mi fa inserire un raggio, quindi
non so se in questo caso Vicenza probabilmente intende la città, se io voglio mettere tutta la provincia, probabilmente devo andare a ragionare con i CAP, forse, vediamo qua. Sotto. No, non cambia niente, va. Probabilmente. Sì, probabilmente questo è l'unico modo. Bisogna andare a ragionare con i CAP. Se voglio uscire dal singolo comune. Poi, qui posso scegliere l'età del mio target, quindi dicevamo 40-60, non capisco perché qua non mi fa aumentare. Vedete che intanto qua si aumentano, vedete qui a destra che ci sono appunto delle stime, no, di quante persone probabilmente andrò a raggiungere col mio messaggio. Ah, ok, adesso mi ha sbloccato l'età di partenza, quindi dicevamo 40-60. Qui appunto posso andare a scegliere il genere, abbiamo detto solo donne. E qua si apre appunto la parte interessante, perché appunto si va ad approfondire, a definire nello specifico il tipo di target. Ho tre possibilità, purtroppo non si possono incastrare, non si possono andare a incastrare due su tre oppure tutte e tre, si può scegliere solo una. Quindi o ragiono ad interessi, ok? Quindi posso targetizzare il mio audience. Il mio target potenziale in base agli interessi che ha quel tipo di target, il mio tipo di target. Quindi, ad esempio, in questo caso, se io ho un centro estetico e voglio ad andare a far sentire il mio messaggio pubblicitario a un target che può essere interessato al mio tipo di servizio, qui ho una lista di potenziali interessi. Ok, quindi adesso. Fatta così non ha poco senso perché bisognerebbe andare ad analizzare poi il proprio target, il proprio tipo di pubblico, la clientela, eccetera. Fare un'analisi, no, sul proprio target, cosa che insegna anche Silvia nel corso che stiamo facendo nel gruppo. Quindi adesso io metto degli interessi un po' casuali, che potrebbe essere, che ne so, fitness oppure persone attente alla salute. Poi vediamo. Ecco, potrebbero essere queste due intanto, no? Oppure, altra possibilità, vedete che se io clicco qua sulla seconda possibilità di targetizzazione, mi va ad annullare questa, no? Cioè, se clicco qua mi ricorda quello che avevo selezionato prima, altrimenti clicco qua e vado a scegliere un altro tipo di targetizzazione. Questo è molto interessante perché invece ti fa selezionare il target in base al contesto in cui è l'utente quando sta ascoltando Spotify. E questo è molto molto interessante, perché si va appunto a colpire il target, i clienti, in un modo diverso rispetto magari a Facebook, perché qui io riesco a capire, Spotify mi dà la possibilità di capire cosa sta facendo in quel momento il cliente, l'utente. Quindi, che ne so, sta viaggiando, sta facendo una festa, un party, sta giocando, sta videogiocando, sta cucinando, okay? Sta studiando, sta facendo workout, quindi esercizi. Quindi queste sono tutte cose molto molto interessanti per andare a colpire un target in modo più preciso possibile. Quindi, ad esempio, se io sono una palestra, ad esempio, potrei andare a far ascoltare il mio messaggio pubblicitario, quindi promuovere magari la mia palestra a chi sta facendo workout. Perché magari in questo periodo, adesso non so se le palestre siano ancora chiuse o aperte, ma quello che è, insomma, magari c'è chi si sta allenando a casa per problemi di zone chiuse o che. E quindi posso andare a far ascoltare il mio messaggio solo a persone che stanno facendo esercizi. Quindi sono estremamente, sto facendo ascoltare un messaggio estremamente focalizzato.
ad un target molto potenzialmente interessato. Ok? Oppure a chi sta studiando, se io offro un tipo di prodotto, un servizio per chi, non so, per studenti universitari o cose di questo tipo, questo è un'altra cosa interessante. Oppure cucina. Ok, magari io vendo prodotti che possono essere interessanti che ne so, per le donne che cucinano, questo è un altro filone interessante, ok? Il terzo invece, il terzo tipo di targeting è quello di per genere. Quindi qua io posso andare a selezionare il genere musicale. Questo magari è molto meno impattante, molto meno preciso rispetto agli altri, però insomma può essere uno strumento di targetizzazione anche questo. Ok, allora io mettiamo che scelgo appunto gli interessi che avevamo detto prima. Qua vedo già dei dati, quindi in questo caso io ho già selezionato dei parametri interessanti per la mia targetizzazione, quindi riepilogando il mio budget è di 250 euro che verrà speso dal 9 di febbraio al 31 di marzo, quindi sono quasi 2 mesi, forse un po' pochetto. Proviamo a mettere 1000, ok, che sono 500 euro al mese circa. Voglio fare ascoltare il mio spot, il mio messaggio solo a Vicenza, a persone che hanno dai 40 ai 60 anni di genere femminile che abbiano questi interessi. Sono andato molto molto nel dettaglio. Infatti il buon Spotify mi sta dicendo qui a destra che forse sì, non riuscirò a raggiungere il pubblico. Quello che infatti mi sta dando già dei suggerimenti, fai uno o più di queste azioni, quindi estendi le date, espandi la tua audience o aggiungi altre località. Probabilmente Spotify sta vedendo che il mio tipo di targetizzazione è andato troppo nel dettaglio, quindi non riesce a far girare la mia campagna, perché magari probabilmente c'è poco target, no? Quindi chiaramente Vicenza è anche una città piccola, io ho selezionato pochi interessi, vediamo se vado ad aggiungere magari altri interessi, se mi aumenta la cosa, però sembra di no. Dovrei magari aggiungere altre città, vediamo. Aggiungo anche Padova. Vedete che qui intanto è aumentata, no? Vedete la freccetta qui è aumentata. Verona, che è qui vicino. Ok, è aumentato un altro po'. Quindi ecco, chiaramente bisogna anche andare a non andare troppo nello specifico, altrimenti si rischia di non vedere girare la campagna, perché ci sono effettivamente magari poche persone. Ok, qui mi dice anche quante sono le impressioni stimate, cioè quante persone ascolteranno il mio spot. Estimated reach, quindi probabilmente queste sono gli utenti unici. Questi sono gli utenti unici, quindi dai 13.000 ai 15.000 in questo lasso di tempo. Qui queste sono le impressions, quindi quante volte girerà il mio spot, e qui la frequenza, quindi chiaramente questo diviso questo dà 3,6, quindi più o meno una persona sentirà il mio spot 3 o 4 volte nell'arco di questi 2 mesi. Ok, fin qua è tutto chiaro. Vediamo se c'è qualche commento. Allora, ora è da un po' di tempo che non ascolto Spotify, ma io la pubblicità non l'ho mai sentita. Beh, sei molto molto fortunato o fortunata, oppure vuol dire che hai il piano premium, quindi hai Spotify a pagamento. Perché su quello gratuito puoi stare ben tranquillo o tranquilla che la pubblicità la sentirai più di una volta. Ok? Sì, qua c'è uno che risponde a Elisa che ha scritto questo. Sì, esatto, nella versione free c'è uno spot pubblicitario ogni 30 minuti. Ok, perfetto, quindi siamo arrivati,
in questa fase, e adesso andiamo ancora nell'ultima fase, mi sembra sia l'ultima pagina, dove si va appunto a lavorare sull'ADD specifica, quindi sulla singola, diciamo, creatività, ok? Quindi qui si va a dare un nome all'ADD, quindi in questo caso potrei dire banner, anzi no, perché facciamo un promo audio, promo, che ne so, vabbè, adesso scrivo cose a caso, ok? Estetica. Facendo dei nomi che vi aiutino anche a ricordare poi le cose e andare a capire subito cosa c'è dentro, perché finché si fa una singola campagna è una cosa, se poi io vado a fare, perché quello che si fa spesso è andare a fare vari test, no? Quindi non creo un'unica ad, ma ne creo 4, 5, 6, 10, per andare a capire qual è quella che performa meglio, no? Quindi magari cambio qualche piccolo parametro e poi vado a lasciar correre, a lasciar girare solo quella che funziona meglio, che mi fa raggiungere gli obiettivi. Ok, quindi io avevo selezionato il tipo di campagna audio, okay, quindi uno spot, tra virgolette, uno spot audio, spot vocale, quindi quelli che fanno sentire tra una canzone e l'altra. E qui ho due possibilità. Come vi dicevo, loro vi danno la possibilità di utilizzare gratuitamente i loro doppiatori, quindi clicco su aiutami a crearne uno, oppure se voi avete già il vostro spot, perché ve lo siete fatti, non avete altro da fare che caricarlo qui come formato, quindi MP3, quello che è, lo caricate qui. Io vi faccio vedere appunto questo che è molto molto utile. Posso scegliere il background, quindi se voglio una musichetta di sottofondo. Adesso non so se sentite l'audio, ma insomma, vedete qui c'è il genere, ce ne sono abbastanza. Ok, quello che vi piace, poi lo cliccate qui, lo selezionate e via. Ok, poi background duration, vabbè, qui posso. Sì, qua posso dirgli se far durare il background, quindi la musica di sottofondo per tutta la durata dello spot, anche quando finisce la voce, insomma, del doppiatore. E qui appunto posso andare a scrivere il mio messaggio, quello che leggerà il doppiatore. Ok? Quindi avete 70 parole, ok? Andate poi, qua dovete essere, perché non sono neanche tante, dovete essere bravi a scegliere le parole giuste, oppure fatevi aiutare da un copywriter, insomma, da qualcuno che vi dia una mano su questa cosa. E qua avete anche la possibilità di andare a sentire e scegliere le voci, perché non vi danno solo il doppiatore, vi permettono anche di scegliere il tipo di doppiatore, chiaramente sempre in base al vostro target, no? Quindi vedete che ho maschio e femmina, male e female, voce da teenager, da adulto giovane, età media e anziano, no? Quindi potete anche andare a sentire, eccole qua. Ok, qua sentite. Questo è un esempio di voce di un attore Ditemi se famoso. sentite, per favore. Puoi aggiungere delle istruzioni per regolare il tono e la cadenza della voce dell'attore. Ok. Questo è un esempio di voce di un giovane adulto. Puoi aggiungere delle istruzioni per regolare il tono e la cadenza della voce dell'attore. Aspetta che mi è sparito, ecco Questo è un esempio di voce di un attore di mezza età. Puoi aggiungere delle istruzioni per regolare il tono e la cadenza della voce dell'attore. Questo è un esempio di voce di un attore anziano. Puoi aggiungere delle istruzioni per regolare il tono e la cadenza della voce dell'attore. Figo, no? E qui poi abbiamo Questo è un invece le esempio di voci voce di femminili. un'attrice adolescente. Puoi aggiungere delle istruzioni.
Questo è un esempio di voce di una giovane adulta. Puoi aggiungere delle istruzioni per regolare... Questo è un esempio di voce di un'attrice di mezza età. Puoi aggiungere delle istruzioni per regolare... Questo è un esempio di voce di un'attrice anziana. Puoi aggiungere delle istruzioni... Ok. Quindi vedete che appunto la cosa è molto molto interessante perché potete appunto anche andare a dare delle istruzioni al doppiatore che leggerà il vostro messaggio, no? Quindi aiutate l'attore a capire l'emozione, il tono, la velocità. Ok, e poi appunto potete anche dare istruzioni in merito alla musica che userete come sottofondo. Ok? Quindi questa è una cosa molto molto interessante. E poi potete andare ad aggiungere anche un'immagine, un quadrato, sapete che, vedete questo che c'è a destra, no? Sapete che quando parte lo spot, sul telefono e anche sulla versione desktop, quindi PC, compare appunto un banner pubblicitario collegato alla campagna. Quindi io in questo caso magari butto su questa. Potete proprio trascinarla qui, quindi è veramente molto intuitivo. Adesso ho messo un banner a caso. Posso scegliere la call to action, quindi la chiamata all'azione, se vogliamo tradurla così, quindi dare un'istruzione precisa al nostro utente, in questo caso c'è Learn More. Adesso non so se poi in italiano vengano tradotti, però vedete che qui ce ne sono parecchi. Ok, scegliete quello che è più attinente al vostro target e all'obiettivo che volete portare a casa. Qui mettete la URL della pagina di atterraggio, della landing page. Qui si aprirebbe un capitolo a parte, comunque cercate sempre di mandarli su una pagina che sia collegata al vostro spot, no? Quindi non mandateli banalmente solo sulla home page del vostro centro estetico, in questo caso, o della vostra attività. Mandateli in una pagina dove ci siano delle indicazioni chiare collegate a quello che è stato detto durante lo spot, perché non c'è niente di peggiore che mandarli su una pagina dove il cliente si perde. Perché se io appunto gli sto magari parlando di una promozione o di un servizio specifico o di un prodotto specifico di cui voi state parlando, se lo mandate all'home page dove magari non si parla del servizio o il cliente deve scrollare, deve navigare per trovarlo, rischiate che entri nel vostro sito e poi si perda e se ne vada direttamente. Okay? Quindi mandatelo direttamente su una landing page strutturata apposta e che sia appunto una consecuzione del vostro spot, okay? Non scollegata, tra virgolette. Qui potete metterci il nome dell'advertiser, Local Lab, immagino che verrà fuori da qualche parte, e poi una tagline, ok, qua possiamo mettere una tagline, quindi una descrizione dell'attività, della vostra attività, del vostro negozio, eccetera. Qui vedete un'anteprima, quindi in mobile, vedete quando passa lo spot, ecco, infatti qua ha aggiunto Local Lab, e qua appunto... descrizione, verrà fuori sotto, immagino. Ecco qua. Quindi qua compilate anche questi campi in modo che il cliente veda qual è il nome della vostra attività, cosa fate, eccetera, eccetera. Qua avete l'anteprima, sia mobile che desktop. Adesso andiamo avanti. Mi dice che non ho messo delle istruzioni. Non sono più andato avanti di questa pagina, quindi non so se cosa succederà adesso. Mi faranno pagare 1000 euro. Sembra un po' più... forse... Sì, giustamente non gli ho messo lo script. Forse dovrebbero segnalare meglio queste cose. Ok, ecco qua c'è un riepilogo, quindi il nome della campagna,
il tipo di pagamento. Ah, ok, quindi mi manderanno fattura, eccetera, eccetera. E poi, appunto, devo come spesso succede, devo andare ad accettare i loro termini e condizioni, eccetera, eccetera. Quando faccio submit, poi viene appunto lanciata la campagna, non so se verrà controllata o okay, che, e comunque, insomma, inizierà a girare. Immagino poi che ci sarà chiaramente una piattaforma per andare a verificare l'andamento della campagna, quindi il numero di visualizzazioni, di click, di interazioni, eccetera, eccetera. Ok, ecco, questo è il funzionamento di Spotify Ads. Ci tenevo molto a farvelo vedere perché appunto è uno strumento molto interessante. Io appunto non l'ho ancora provato, però conto di farlo a breve perché mi sembra un canale diverso dai soliti, ad esempio, social. È un modo diverso di interagire con le ads e di andare appunto a colpire un pubblico specifico anche in modo diverso rispetto al solito, ok? Magari quando farò delle campagne poi vi mostrerò qualche risultato, così vedete. Ok? Bene, per chi poi rivedrà in replica questo video, se avete commenti o dubbi scrivete pure qui sotto nei commenti, che poi vedremo di rispondere. Dato che poi questo video lo metterò anche su YouTube, per chi lo vede su YouTube, se volete essere avvisati dei prossimi video, cliccate su iscriviti. E chi invece vuole vedere anche altri video come questi, altre dirette o altri contenuti come questo, sappiate che vengono inseriti tutti nella raccolta video e potete accedervi su questo link, quindi localhub.it/raccolta-video. Inserite nome e email e vi arriva l'accesso alla raccolta. Ok, ragazzi, alla prossima. Ciao, 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 ciao.